Mister Stroppa, partiamo da un paradosso, partite come questa nelle quali nel primo tempo avete avuto quattro nitidissime palle gol, poi alla fine magari rischi di perderle, quindi magari bicchiere mezzo pieno, diciamo così, per lo 0-0. Sì, per come poi hanno trovato quell'occasione sicuramente, poi non so se avremmo avuto la forza di ribaltare il risultato o perlomeno di andarlo a pareggiare. È chiaro, dispiace perché dopo quello che si è creato, ma non solo per le occasioni, ma per il gioco espresso, probabilmente mi lascia un po' di amaro in bocca. Dispiace, sicuramente il bicchiere è mezzo pieno, ma allo stesso modo bisogna avere un pochino più di cinismo, un pochino più di cattiveria nel voler fare gol, perché non è che... non so, diventa difficile creare le occasioni, ma crearle in questa maniera, attraverso il gioco e mettere davanti alla porta quattro giocatori. Il discorso è, continuando con queste prestazioni di ottimo livello, prima o poi si arriverà a una continuità di risultati importanti anche a livello di vittorie, oppure c'è un problema strutturale lì davanti, perché insomma possiamo girarci attorno, ma il problema è che manca il gol? No, intanto stiamo facendo punti, intanto non si perde, e quindi la continuità dei risultati, tu giustamente dici la vittoria, è vero, con una vittoria fai un altro tipo di campionato, o se ci fosse stata la vittoria stasera avresti potuto magari guardare più in alto, ma teniamoci questa capacità di tenere il campo, questa capacità di giocare, nonostante magari la flessione che abbiamo avuto nel secondo tempo. Un po' ingenerosi i fischi a fine partita del Druso? Ah, non ho sentito. Non davvero, ho visto che c'era qualche mugugno, ma non si può pretendere che questi ragazzi vadano sempre a mille, nonostante poi un primo tempo fatto in quella maniera e nonostante poi avessimo di fronte una squadra che pensava soltanto a distruggere.